279 giorni lavorati per pagare le tasse. Il non invidiabile primato è degli imprenditori di Roma che soltanto oggi, 7 ottobre, da buoni ultimi, possono festeggiare il giorno di liberazione fiscale e cominciare a raccogliere i frutti del proprio lavoro non più per il fisco ma finalmente per se stessi. L'anno scorso, sottolinea la Confederazione degli Artigiani CNA, nella capitale erano per così dire bastati 261 giorni, nel 2011 243. A Torino quest'anno ci si è arrivati dopo 251 giorni, a Milano dopo 246, 33 giorni prima rispetto a Roma. Ma perché in alcune città il fisco pesa di più e in altre di meno sul reddito d'impresa? A fare la differenza sono le imposte locali. Il primato della pressione fiscale, che sulle aziende romane è arrivato a sfiorare il 72%, sarebbe dovuto soprattutto all'IMU, in media 7.000 euro per impresa contro i 4.324 di Milano e i 5.575 euro di Torino. Incidono anche le tasse sui rifiuti per altri 4.850 euro a Roma, 2.047 euro a Milano, 3.517 a Torino. Anche l'addizionale comunale IRPEF nella capitale è molto più pesante. Un imprenditore con 48.000 euro di reddito, nell'ultimo anno monitorato, il 2012, a Roma ha speso in tasse 4.440 euro in più rispetto al 2011, a Torino 3.906 euro, a Milano 3.104.